contentissimo di stare qua, vengo ancora viziato come l'Atalanta, con un bel periodo che ha fatto questi anni. E, niente, una grande squadra, mi sono reso conto appena sono Come si svolta la trattativa? arrivato. E, niente, credo che per quello che mi hanno detto, per il mio procuratore, è stato quasi 2 giorni, veloce così. E, niente, lui quando appena mi ha detto, io non ho pensato 2 volte, ho detto di sì, di venire qua. Ha fatto 2 stagioni con la regina, anzitutto praticamente titolare fisso. Sì, io ho fortuna di giocare a Lavia 2 anni da seguito e niente, adesso io voglio dare il mio contributo a questa squadra per raggiungere l'obiettivo che è salire in Serie Le caratteristiche per me. A. Un mediano che pesa sempre e quando c'è la palla cerca di giocare nel meglio possibile. Manca ancora la soddisfazione di un gol in Italia. Sì, è vero, ancora non ho la fortuna di segnare, ma spero che con questa maglia si sia. No, A che punto la tua preparazione fisica, in che condizioni sei? io ho fatto il ritiro con la regina, l'ho fatto bene, adesso magari mi manca un po' di partite, le cose così che non l'ho fatto bene là, ma adesso penso che questa settimana farò. Hai già fatto il gesto in modo Maria? Sì, il 26 mi pare che già fatto il numero, quindi niente, contentissimo di stare C'è qualche motivazione particolare sul 26? qua. No, niente, è la prima volta che avevo questo numero, allora niente, speriamo che dopo continuo a mettere questo numero. L'ultima domanda da parte mia, sei di nazionalità cilena, sei in nazionale, qui all'Atalanta abbiamo avuto proprio come tra il cileno Valdés sino a qualche tempo fa. Da un nazionale all'altro ci aspettiamo tanto da Carmona. Hai chiesto anche a Valdés, ne hai parlato dell'ambiente tarantino. Con lui non ci sentiamo, ma l'abbiamo parlato quando abbiamo arrivato contro e lui mi ha detto che questa è una grande squadra, che quest'anno vuole salire subito in Serie A, quindi io per quello che ho pensato subito di venire qua.